Passiamo al punto 3, che è il consecutivo, approvazione e variazioni di assestamento bilancio del triennio 2012. Prego. Allora, queste variazioni di assestamento al bilancio sono relative principalmente alla ennesima variazione del fondo sperimentale di riequilibrio. In sostanza, lo Stato ha comunicato il 1 di novembre un taglio di 14.595 euro, a cui però si è potuto far fronte con una maggiore entrata di 30.000 euro sulla risorsa relativa al recupero evasione ICI. Infatti, è stato sottoscritto un accordo transattivo con la società Sistemi di Energia per il recupero dell'ICI evasa sulla rendita attribuita alla condotta forzata per gli anni dal 2006 al 2011 compreso. L'importo di tale accordo è pari a 79.500 euro, che verranno versati dalla società entro la fine dell'anno. Ce n'erano già a bilancio 50.000, quindi aggiunto i 30. Inoltre, si è provveduto a sistemare la questione del FICI, che è passato all'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica, affrontato dal 1 luglio 2012. Pertanto, c'è una riduzione pari a 16.100 euro sugli interventi relativi allo stipendio e agli oneri previdenziali, compensata però da un trasferimento all'Unione di 16.500 euro per la compartecipazione alle spese di gestione del servizio di pulizia municipale dell'Unione. L'Unione inoltre verserà al Comune di Ossimo un importo di 4.800 euro, quale rimborso di personale comandato per lo svolgimento della funzione sua. È stato ridotto l'importo dei proventi dei servizi cimiteriali di 7.500 euro ed è stata prevista invece una maggiore spesa di 7.000 euro per l'illuminazione pubblica. Il fondo capitale è relativa all'alienazione della proprietà comunale, quella di dotazione agli stradini comunali. L'importo della perdita è previsto in 15.000 euro, che sono previsti sia in entrata e sono stati aggiunti pari pari sull'intervento relativo all'acquisto del nuovo autocarro. Per il resto si tratta di piccoli assestamenti per maggiori spese. E il revisore è rilasciato con la parere favorevole in data 20 novembre. Vi sono interventi? Questo dobbiamo sicuramente rendere merito al sindaco per la sua capacità nel cercare di riscuotere maggiore quanto si poteva. Mi ha giusto ricordato che quando è partito con la sua crociata contro il sistema energia, nessuno si credeva, gli abbiamo detto che mi andava a chiedere il licito a un tubo. Invece il tubo ci ha portato 80.000 euro, insomma, che ci servono per coprire questi nuovi tagli di trasferimenti, e quindi per quest'anno vanno bene come cosa, però il problema nostro sarà di rendere in qualche maniera strutturale una maggiore entrata per poter coprire sempre più nuovi importi che ci servono da trasferimenti. 80.000 è una bella boccata d'ossigeno per noi, con questo chiudiamo un po' anche i debiti che ci assegniamo sulla parte corrente con le previsioni che facevamo sempre di fiduciose dei nuovi arrivi. È sicuramente una cosa positiva e quindi al nostro capo questo gli va riconosciuto. Infatti assolutamente, anche perché dopo tanti consigli che abbiamo sempre guardato la parte negativa, questa fosse la prima volta in cui si riesce a fare qualcosa in più, sempre sapendo che è una situazione particolare, difficile, come dici tu, andando avanti, vedremo cosa succede, perché ogni volta che si sente qualcosa è sempre peggio perché riguarda i comuni. Però almeno oggi penso che possiamo andare contenti proprio grazie a questo impegno. E anche quello che quando ho parlato anche degli interventi che si vanno a fare, penso che sono tutti comunque condivisibili, concreti e nei limiti di quelle che sono le possibilità che sono date a questi fondi reperiti, anche utili. Dopo è vero che ci sono sempre tantissime cose da fare, più di quelle che si riesce, però queste penso che siano mirate bene, servono e sono funzionali, perché comunque anche le cose degli acquisti che si vanno a fare, gli interventi che si vanno a fare, sono più mirati a. Esatto, anche un futuro risparmio, insomma, un investimento anche sulle attività dei prossimi anni, che le attività ordinarie comunque sono importanti. Sì, ma appunto proprio un cambio di filosofia che punta molto alla manutenzione, alla gestione dell'esistente, senza, perché ogni cosa nuova che si fa ovviamente vuol dire anche nuove spese poi di mantenimento nel futuro,
Quindi questa visione, questa filosofia che stiamo adottando, secondo me, penso, secondo tutto il gruppo è comunque condivisa e opportuna. Visto che stiamo parlando di ICI, proprio ieri ho visto una cosa. Ho visto che nel comune vicino di Esine è differenziata l'ICI, prima casa 4 per 1000, seconda casa 0,76, opifici e centraline idroelettriche 1,4 per 1000. Ma questo noi potremmo applicarlo alla condotta? Io dico sul tubo perché io applicherei il massimo per tre motivi. Il primo, queste società qui vengono, ci portano via l'acqua, fanno il massimo dei ricavi, dei risparmi, e solitamente sul territorio non lasciano niente, tranne che qualche volta il disagio di chiuderci addirittura l'acquedotto, e non possiamo nemmeno dire di lasciarlo aperto. Secondo, ovviamente, prima di andare ad aumentare a tutti i nostri cittadini, prima cerchiamo di, non dico colpire, però di cercare un sacrificio alle persone che fanno reddito sul territorio. Terzo, senza registrarlo, questi non sono neanche residenti. Scusate, io, cioè, prima di andare a dire residenti o chi viene a passare dunque teniamo conto di questa cosa qua e contiamola al massimo. Infatti. Favorevoli? Favorevoli 6. Contrari? Assume immediata eseguibilità. Favorevoli? Per esempio, immediata eseguibilità? 6. Contrari?